Change, hoping you'll change. Yeah. Cause we've been playing normal for a decade or two cashing in on the weekly wage. Try to ask you something. siamo. Bene, salve, ben ritrovati. Allora apriamo la seconda parte della giornata di Indie Book Fest, siamo agli Indie Book Talk, che sono conversazioni, chiacchiere con gli addetti ai lavori, i protagonisti, quindi autori, eh, editor, eh, tutte le varie figure professionali che accompagnano l'autore, ma anche nuove esperienze editoriali nate nel mondo digitale, nato nel mondo indie. Indie è un Termine che probabilmente risale agli anni '80 e nasce in ambito musicale per descrivere tutto quel sottobosco di artisti e etichette musicali eh, indipendenti, appunto, perché esterne ai grandi circuiti del, dell'industria discografica del tempo. Non era un genere musicale ben definito, almeno in quel momento, anche se poi le influenze rock, punk, pop insomma, si fecero sentire diciamo, più o meno da subito. E, mh, nacquero in quell'ambito le prime autoproduzioni di artisti, gruppi che iniziarono a produrre la loro musica. E il concetto più o meno di autoproduzione che nasce in ambito musicale più o meno in quel periodo e poi eh, arriva in ambito cinematografico, anche lì nascono festival del cinema indipendente e in tempi più recenti, grazie alla digitalizzazione, questo mondo viene declinato anche nel mondo editoriale. Nasce quindi la figura del self-publisher, nascono tutta una serie di figure professionali che accompagnano il self-publisher, nascono nuove esperienze editoriali, un nuovo modo di fare editoria che è l'argomento che cercheremo di, di, di esplorare adesso, cercando anche di, di um, riuscire a, a, a guardare, a cercare le, le tendenze di oggi, le tendenze che ci aspettano dietro l'angolo e. Soprattutto di quella grande onda che sta ormai avvicinando e che si chiama intelligenza artificiale, che di fronte alla quale sostanzialmente abbiamo due scelte: <coughs> o lasciare che ci travolga oppure provare a cavalcarla. E vediamo un po' se, se troviamo una tavola da surf adatta per farlo. E, vabbè Chiamo con me gli ospiti. Eh, il, Andrea Pasino, che, che è più che un ospite, è il padrone di casa perché è il responsabile Amazon. KDP per Italia, Francia e Spagna. Poi abbiamo Davide Radice, fondatore e direttore di Indomitus Publishing. E Daniele Marotta, fumettista, fondatore della scuola di fumetto e scrittura di Siena, eh, direttore artistico di Comics for Kids di Siena e fondatore anche di, di Altre esperienze di cui parleremo interessante: Intro Studio e il collettivo Banda Gialla. Vabbè. Cominciamo da Andrea, chiaramente, anche se siamo alla seconda edizione, però ecco, per non lasciare indietro nessuno, partiamo dall'inizio. Eh, parlaci un po' di KDP, eh, cos'è e quali opportunità offre agli autori. Sì, Amazon e Self Publishing fondamentalmente, sì. Ciao a tutti, eh, appunto Andrea Pasino, sono responsabile di KDP Amazon, ehm, Kindle Direct Publishing per Francia, Italia e Spagna. Allora di che cosa si tratta? Autopubblicazione by Amazon fondamentalmente, no? quindi KDP è un servizio che Amazon mette a disposizione di virtualmente chiunque eh, per consentire di pubblicare il proprio libro, la propria opera, sia in formato digitale che in formato cartaceo, in forma gratuita, su i portali amazon eh, italiani e, e non nel senso che con nel giro di ehm, quanto ci vuole una volta che avete scritto il libro eh, e, e avete tutto pronto diciamo quindi la, la, la parte il contenuto più oltre la copertina per pubblicarlo in 5 minuti, 10 minuti potete mandarlo eh, e inviarcelo, e nel giro di 72 ore noi lo pubblichiamo su tutti i mercati Amazon, eh, su tutti eh, i portali Amazon, i siti Amazon eh, che ci sono nel mondo, fondamentalmente. Quindi, mettendolo a disposizione di milioni, decine di milioni di persone, in forma gratuita. Ehm, quindi, quali, quali sono i vantaggi per i lettori? Uno, è sottointeso, no? quindi la la facilità di accesso alla clientela e al pubblico di lettori di Amazon, che è un pubblico vasto e soprattutto è un pubblico che spesso si rivolge ad Amazon proprio per i libri. No, noi abbiamo iniziato con i libri, quindi per tanti ancora Amazon è dove vanno per cercare i propri libri, i libri che vogliono leggere. Quindi questo è uno dei vantaggi. L'altro, la cosa che viene diciamo, apprezzata da, eh, da, da tanti autori è l'aspetto la, del controllo, eh, quindi la possibilità di eh, mantenere il controllo della propria opera rispetto a quello che può essere invece la pubblicazione con un editore eh, tradizionale, no? Per cui tu, eh, Affidi eh, il tuo contenuto e la tua creazione eh, ad una professionista che poi si occupa di dirti ok, verrà pubblicato. in eh, questo, eh, Di solito fra N mesi eh, o l'anno prossimo e quel, quel, il prezzo, la copertina diciamo, lo lasci un po' andare mentre invece con il self publishing hai la possibilità di eh, decidere tutto: dal prezzo a quando metterlo, metterlo online, a quando ritirarlo, le modifiche da fare. Uno eh, degli aspetti positivi di questo, diciamo quanto questo aspetto e questa velocità avvicini lo scrittore anche al lettore perché eh, rende molto più reattiva eh, la, la risposta dello scrittore a eventuali eh, feedback che arrivano dalla propria community di lettori no? quindi se magari eh, scopre che piace un personaggio piuttosto che un altro oppure che c'è una parte che funziona meglio e funziona peggio può cambiare un capitolo, può pubblicare una seconda, eh, una seconda episodio della stessa serie eh, in tempi anche relativamente veloci, quindi la vicinanza con il lettore. Oltre a questo poi ovviamente eh, l'aspetto economico, nel senso che è chiaro l'autopubblicazione implica un controllo maggiore ma un lavoro maggiore no? cioè all'autore non è più solo richiesto di scrivere il proprio libro è richiesto di scriverlo, di eh, occuparsi, magari non in prima persona, magari tramite dei professionisti, ma dell'editing, della copertina. L'abbiamo sentito stamattina, della promozione, quindi diventa un lavoro che è sia mh, diciamo, creativo, artistico, che imprenditoriale. Però il contraltare, diciamo, l'altra la faccia, eh, faccia della medaglia è che dal punto di vista poi del, del ritorno. Eh, la differenza è sostanziale rispetto alla, alla, alla media diciamo, della, del settore tradizionale, nel senso che con Kindle Direct Publishing per la pubblicazione di un libro digitale all'autore rimane il 70% del venduto, mentre invece con la parte cartacea, che anche questa è. Diciamo, forse la novità più rilevante degli ultimi anni, print on demand, magari dico due parole, eh, rimangono eh, il 60% all'autore, tolti i corsi di stampa. Quindi de delle, delle percentuali che chiaramente in una editoria tradizionale dove eh, ci sono N esperti che vengono dopo di te e che si occupano di... Eh, eh, non, non, si, non si possono trovare. Quindi dico due cose su print on demand, eh, che appunto... Su Kindle Direct Publishing potete trovare sia la possibilità di pubblicare il libro in formato digitale che in formato cartaceo print, tramite print on demand. Quindi ehm, print on demand funziona in questo modo. Voi pubblicate il libro allo stesso modo: si pubblica ovviamente a, soprattutto la copertina, dovete stare attenti a delle. Eh, a pubblicare un prodotto che possa funzionare quando stampato, no? non solo con la piccola icona che si trova su Amazon quando sfogliate il codice, quello è sufficiente per il digitale. Quindi ci vuole un pochino più di, di lavoro, però è altrettanto veloce e ehm, il beneficio è che la stampa del libro che voi pubblicate su Amazon avviene esclusivamente nel momento in cui il lettore lo acquista. Quindi non esiste... L'investimento iniziale di dire OK per vendere in formato cartaceo ho bisogno di comprare. Alcune case no, che, che vi fanno le stampe possono chiedere eh, 100, 1000 copie, 20 copie, e eh, fare quindi un investimento in forma imprenditoriale di cui si può avere successo, si può non avere successo, è un rischio. No? Mentre invece con Amazon avete la possibilità di farlo con KDP. Eh, senza questo rischio, perché noi eh, stampiamo il libro solo quando viene acquistato e carichiamo il costo di stampa sull'unità eh, solo in quel momento, eh, togliendolo, sottraendolo dal ricavaggio della vendita. Eh, e I costi sono comunque relativamente contenuti per un libro di 300 pagine, senza fotografie dentro, in bianco e nero, diciamo sui 3 euro eh, intorno, intorno a una cifra del genere per pubblicare. 2011 mi sembra più o meno è arrivato KDP. Uh, 2011 KDP print on demand qualche anno dopo. Marcando, sì. Ecco, provando a fare una fotografia oggi, eh, so che Amazon non, non fornisce numeri, però provando a fare almeno una proporzione, eh, qual è la quantità ecco, in proporzione di, di, di libri prodotti in, in KDP e se, se ci sono ancora dei generi che, che, che rappresentano diciamo, la, la, la quota principale? E se intravedi dei cambiamenti, cioè qualche genere in arrivo. Se io ho visto un po' di movimento, per esempio, nel fantasy, non so se, 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 sì. se lo condividi. Allora, eh, sono in termini di numeri a livello di, eh, di catalogo sono molto, molto ampi. Cioè, la, la, I libri che vengono pubblicati su Amazon sono tanti tramite eh, Kindle Direct Publishing. Eh, ovviamente c'è, come sempre, una percentuale di libri che va bene, una percentuale di libri che va meno bene, alcuni su cui l'autore investe di più in promozione, alcuni in cui l'autore ha scritto, ha prodotto un lavoro migliore, quindi ha più riscontro, meno riscontro, quindi c'è un po' di tutto, anche a livello qualitativo c'è un po' di tutto, ci sono anche degli ottimi prodotti. Ehm, per dare un'idea, ora numeri ovviamente diciamo assoluti, non possiamo darne, però... Eh, per dare un'idea, se guardiamo la classifica dei top 100 libri più venduti eh, in digitale, settimanalmente mediamente un quarto sono autopubblicati tramite Kindle Publishing. Quindi è un fenomeno che se ne sente ancora parlare poco, ma in realtà è già molto presente e funziona già molto bene, con casi di successo anche di autori. Ora, poi magari facciamo un riferimento al mondo anglosassone dopo, ma. Eh, gli Stati Uniti ci sono autori che hanno venduto più di 10 milioni di copie solo tramite Kindle da Publici. 50 sfumature di grigio era adesso per fare una cosa, era stato pubblicato all'inizio tramite Kindle da Publici. Um, in Italia ci sono diversi autori, eh, un buon numero di autori che si mantiene tramite eh, l'autopubblicazione, che riesce a vivere fondamentalmente di scrittura, che ha potuto diciamo, lasciare il posto fisso per dedicarsi al, al proprio sogno di, 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 di fare la scrittura. Eh, Riccardo ha iniziato con <ride> l'autopubblicazione, e adesso è qui e fa la scrittura a tempo pieno. Ehm, per quanto riguarda i generi, ehm, allora sono sempre quando si, si parla di self-publishing, sono sempre due principalmente: no? quelli a cui si, si pensa sono thriller e romance. Con romance direi che in particolarmente in Italia romanzi rosa sul self-publishing funzionano molto molto bene. Ehm, Forse anche per l'aspetto che dicevo prima della vicinanza fra lettore e scrittore, il fatto che si creano spesso delle comunità intorno al, eh, allo scrittore stesso, eh, a grazie anche a social media, tanti scrittori, ci sono anche lì diversi modi di promuoversi. No? Alcuni autori eh, si concentrano molto su eh, Amazon advertising, per esempio, quindi sono molto. No, mh, sistematici, come dire, ingegneristici nell'approccio, altri più magari creativi utilizzano i social media e solo grazie ai social media riescono ad avere un grande successo creando appunto intorno alla loro eh, al loro brand una community di persone che li segue e che prende tutti i libri che pubblicano. Infatti tanti pubblicano anche spesso perché hanno questa community forte di persone che eh, è proprio affamata di contenuti da parte loro, allo stesso modo che sono affamati di contenuti social, eh, scrivono un libro e eh, riescono ad avere un successo di questo tipo. Eh, sul fantasy quello che posta Fantasy sì, sta emergendo un po' in risposta anche, diciamo, non tanto in risposta, ma eh, Così come era successo precedentemente nei paesi anglosassoni, ancora che guardiamo sempre, sono avanti qualche anno, no? Rispetto a noi anche sul self-publishing, ehm, e lì il fantasy già è una, è una realtà sul se self-publishing, tanto anche eh, generi cross, quindi romance fantasy, urban fantasy, e poi gli autori si sbizzarriscono quanto a creatività e sottogeneri e sottosottogeneri. E poi una cosa che invece in Italia sta andando molto molto bene è dopo l'avvento la, del print on demand e non fiction, cioè eh, autori italiani, alcuni anche eh, con l'aiuto dei nuovi strumenti, magari diremo un po' l'intelligenza artificiale, ma sono riusciti a. Ehm, e riescono a fare degli ottimi numeri non solo in Italia ma anche fuori, anche traducendo i propri libri su contenuti non fiction, quindi eh, guide, eh, ricettari, ehm, libri motivazionali, coaching, eh, tutto questo tipo di materiali che su print funzionano molto bene, sul cartaceo e, ehm, e dall'Italia c'è proprio una, anche una comunità di, di, di produttori di contenuto di, di, di valore su questo. Senti, provando a fare un raffronto invece tra l'ambito italiano e quello eh, francese, spagnolo, eh, se vuoi anche allargare eh, diciamo, l'orizzonte a quello anglofono, quindi più che altro statunitense, ci sono delle dinamiche eh, diverse, ehm, sia per quanto riguarda il pubblico, sia per quanto riguarda gli autori. Insomma. Allora, noi eh, diciamo con i, i, Francia e Spagna... Ma, Arriviamo un po' dopo, no? so, anche perché Chinare publishing è arrivato dopo, eh, quindi stiamo un po' seguendo quello che è già successo nel, nei paesi anglosassoni, nel Regno Unito e soprattutto negli Stati Uniti. Eh, rispetto alla Spagna, la Spagna è un po' particolare eh, perché Spagna vuol dire pubblicare in spagnolo, vuol dire Latina America, è la seconda lingua più parlata nel mondo, quindi ha un potenziale ampissimo e eh, questo apre anche a delle logiche. Um, un po' diverse rispetto a quello che possono essere italiane, nonostante poi quando si va a vedere eh, gli autori singoli, anche in Spagna, anche in Latina America, si vede sempre che ehm, i primi lettori sono sempre quelli che stanno vicini, no? quindi si può vedere nella stessa comunità, nella stessa, a livello sociale, a livello anche geografico, quindi poi quelli bravi si espandono a livello mh, altre città, altre regioni, altre nazioni nel mondo però la Spagna è diciamo, un po' particolare. La, Sp la Francia ehm, è anche lì forse leggermente più avanti. In Francia eh, ci sono alcuni autori, eh, self, che... Vivono di self, vivono molto bene, alcuni pubblicano anche le proprie cifre su, su online, stipendi da, come di dirigenti d'azienda fondamentalmente, ci sono degli autori che vanno agli eventi con i propri social media manager, che li seguono, questo anche in Italia. Eh, ma in Francia diciamo che ci sono alcune figure di autori e soprattutto autrici che hanno creato attorno a loro una community non solo di lettori ma anche di altri autori, e quindi eh, diciamo, figure influencer in ambito self-publishing che si occupano e producono contenuti educativi fondamentalmente sul self-publishing che contribuiscono poi alla professionalizzazione, alla condivisione del, del, delle, delle informazioni, delle, dei contenuti, quindi che aiuta a far crescere in generale eh, il settore poi ehm, in Francia. In Francia va molto eh, la parte di fantasy, come stai dicendo. Um, ancora romance, ancora thriller, la, adesso il sottogenere di Cosi Mystery, che è una specie di, no, anche lì un incrocio, eh, vanno molto, l'abbiamo um, visto anche quest'anno nel, nel concorso, eh, nel premio letterario in Francia. Um, mentre invece rispetto ai paesi anglosassoni, eh, lì, eh, lì, lì ci sono davvero de, delle superstar. Lì veramente ci sono la, la, venuta, ehm, io sono andato a Londra, c'è tutti gli anni un evento organizzato da Mark Dawson che è un autore molto, molto grosso nel Regno Unito, eh, da milioni di copie eh, e lui ospita sempre anche gli autori americani che vengono da 10 milioni di copie, cioè sono, che assolutamente non hanno nulla che infidiare all'editoria tradizionale, anzi hanno ricevuto N offerte ma per loro non ha senso. Trasferirsi ad un modello, no? è vero che magari si precludono la possibilità di andare in libreria, ma ehm, le percentuali sul venduto che possono ottenere con, con i self publishing le, le mantengono anche lì. E poi, nel, nel, nel mercato anglosassoni, c'è l'aspetto della community che invece è quello che è il motivo anche per cui noi fa piacere. Essere presenti e in qualche modo aiutare momenti come questi, oppure a Torino eravamo alla Piera del Salone del Libro, eh, che anche lì c'è il secondo anno consecutivo che ci sono eh, un settore dedicato al self publishing che ogni anno cresce sempre di più, quindi è comunque una cosa e la community cioè quello che ancora, su, su cui ancora noi inseguiamo un po' eh, gli Stati Uniti e il Regno Unito e un po' anche la Francia, è l'aspetto della community, cioè la, il fattore condivisione. Il fatto che gli autori si ritrovino, si conoscano e eh, condividano le proprie best practice, il proprio modo di lavorare, la propria esperienza con autori altrettanto esper esperti piuttosto che eh, principianti per. Eh, in qualche modo poi aiutare tutto il settore no? e questo è molto positivo. Eh, in Italia c'è un, un po' di gelosia a volte no? sulle, <ride> sulle conoscenze, un po' di, eh, di invidia. Abbiamo un pochino rispetto agli americani, che non gli interessa, loro pubblicano tutto, i numeri, gli screenshot delle proprie account e tutto. Noi abbiamo, siamo un, pochino più, eh, un po' più difficili su questo aspetto, eh, però è molto importante. E momenti come questo, secondo me, sono, sono fondamentali anche per questo. Proviamo a introdurre il, il, il grande argomento dell'intelligenza artificiale. Ormai ci siamo, l'onda sta, sta arrivando. Quali strumenti può offrire a un autore l'intelligenza artificiale? Ma, eh, eh, non, prima del paese non lo so perché <ride> nessuno lo sa ancora. No? Cioè, quello, possiamo vedere quello che ad oggi è già disponibile, che è probabilmente una percentuale risibile di quello che sarà disponibile fra un anno. Um, al momento uh, io so che tanti autori, già in generale, autori sì, di fiction, non fiction uh, e anche professionisti del settore, quindi persone che si occupano della creazione della copertina, uh, dell'editing, già utilizzano gli strumenti che vengono messi a disposizione da uh, Generative AI, dai, dai, dai LLM fondamentalmente, dai nuovi modelli eh, di intelligenza artificiale. Per, ehm, così come, come supporto al proprio lavoro e al momento questo funziona secondo me già bene per molti eh, dal, da chi utilizza Midjourney per eh, aiutarsi a fare la copertina da chi utilizza eh, CiaGPT per chiedergli mh, su che cosa dovrebbe essere il mio prossimo capitolo che cosa secondo te dovrebbe fare il protagonista stando a questa posizione suggeriscimi un tema per il prossimo libro una scaletta sono cose, è un po' come confrontarsi con qualcuno su, e avere un'opinione di qualcuno sul proprio lavoro. Eh, quindi su questo sì. Poi c'è un po' di ancora, eh, forse, non so, c'è ancora un po' di. di di timore no? ovviamente da parte di tanti creatori di contenuti, eh, abbiamo visto anche a Hollywood adesso con gli scioperi che hanno fatto eh, sull'impatto che potrà avere nel futuro effettivamente eh, l'intelligenza artificiale. Ci rimpiazzerà il lavoro di tutti? <ride> Questa è la domanda, no? io ho i miei dubbi, soprattutto secondo me, i lavori creativi come quelli degli autori in generale. Eh, non credo che arriveremo a un momento in cui l'intelligenza artificiale alla fine è, è, no, è un algoritmo, è un robot che copia molto bene ma eh, parte da eh, dei, dei contenuti già esistenti e poi li emula o li mette insieme. Quindi l'aspetto creativo che può eh, avere la professione dell'autore secondo me è una delle ultime professioni che, che deve sentirsi così minacciata. Ultimo, ultimo baluardo. E, ok, passo a Davide Radice, fondatore e direttore di Indomitus Publishing, è una casa editrice che è nata in contesto KDP, quindi visto da fuori sembrerebbe eh, apparentemente una uh, contraddizione, quindi spiegaci un po' come, come nasce, come, come funziona questo, questo progetto, progetto che insomma, è... è Ormai in realtà. realtà, fresco di stampa, ma in realtà, fresco di stampa. <ride> sì, allora, grazie Riccardo, io sono Davide Radice. E, ma in realtà, eh, Indominus Publishing. Raccoglie l'eredità di Amazon Publishing, che era l'altra costola in Amazon per quanto riguardava la pubblicazione di libri, quindi accanto a KDP, che era la parte più self, c'era Amazon Publishing, che era la casa editrice tradizionale, diciamo, di, di Amazon. Che io ho avuto il piacere e l'onore di guidare per quattro anni eh, pubblicando svagati autori, tra cui Riccardo. Ehm, e quindi a un certo punto. Amazon ha deciso, secondo logiche aziendali condivisibili, che l'Italia era un paese in cui probabilmente il business non avrebbe raggiunto livelli eccezionali o comunque gli investimenti erano troppo alti, pur andando bene, e quindi ha, ha chiuso. Eh, io poi ho cambiato da Amazon, ma nel mio retrocranio c'è sempre stata questa idea del dire: Caspita, abbiamo creato una cosa che funziona molto bene, con degli autori molto bravi. Eh, con dei lettori affamati di, di storie fidelizzati, perché non portarla avanti in qualche modo, eh, visto che comunque le conoscenze c'erano, i processi, meno male c'erano, eh, era tutto esternalizzato, perché chiaramente Amazon, come gran parte delle case editrici, non ha all'interno eh, tutti i servizi editoriali o grafici, ma si appoggia esternamente ad altri. E allora insomma, è stata di un po' maturare un annetto e mezzo, diciamo, e poi, dalla fine del 2022, eh, mi sono deciso: ho detto, buttiamoci e facciamola. Eh, quindi, a gennaio, ho creato Endowmentus Publishing. Allora, sì, si appoggia sulla piattaforma KDP perché, comunque, è quello il tipo di pubblico. Infatti, io la definisco la caso di editrice digitale, però, digitale più per quanto riguarda. Il canale principale di vendita, diciamo, non tanto perché abbia delle caratteristiche particolarmente diverse rispetto a quelle di una, di una casa editrice qualsiasi. Eh, è una casa editrice in tutto e per tutto, la parte di editing la gestisce grandi associati che molti di voi conosceranno essere una delle agenzie più grandi di, di Milano eh, e d'Italia, eh, mentre la parte grafica la gestisce Pepe Nimi, che è uno studio grafico, no? che anche loro abbastanza grandi, che collaborano con, con tutte le case editrici eh, italiane. Eh, ed è stato in qualche modo fisiologico appoggiarsi a KDP perché, beh, innanzitutto perché conoscevo il funzionamento, cosa non secondaria, eh, e poi perché ha... Permette di raggiungere quel tipo di pubblico che eh, la direzione diciamo, strategica editoriale di Indomitus vuole raggiungere, ossia il pubblico più mainstream. Abbiamo parlato prima dei generi che vanno per la maggiore, Indomitus Publishing e prima di lei Amazon Publishing si. Sì, focalizzava su questi generi, quindi soprattutto su romance, un po' in tutte le sue declinazioni, sia italiano che tradotto, e sui gialli thriller, anche qua italiani, la parte italiana magari più gialla e la parte invece di traduzione più thriller, visto che comunque dagli Stati Uniti arrivano magari più quel tipo di, eh, di, di scritti. E quindi è stato un po', diciamo, matrimonio prevedibile eh, con il lancio di tutto quanto. Eh, Indomitus pubblica ovviamente il formato ebook e il formato cartaceo print on demand, come Andrea ha raccontato prima. Perché il print on demand? Perché secondo me se vogliamo fare i green per davvero <ride> e non solo a parole, fa un po' brutto pubblicare 100 libri all'anno e poi dopo, alla fine dell'anno, il 31 dicembre, 70 di questi libri ti tornano indietro e ci facciamo una bella pira funebre con montagne di alberi sprecati. Il print on demand chiaramente ha dei costi più alti rispetto a tirature, questo non lo mette in dubbio nessuno. Però ha anche il vantaggio di essere in qualche modo più responsabile, di mantenere in vita il libro per sempre, perché secondo me questo è un aspetto che magari prima non abbiamo sottolineato, ma una casa editrice tradizionale fa una tiratura, se il libro va particolarmente bene magari fa un'altra tiratura. Se Harry Potter si frega le mani e lo fa a vita, ma mediamente <ride> fa una tiratura forse di 2000 copie e poi morta lì, cioè il libro in formato cartaceo, una volta che quelle 2.000 copie sono esaurite, non lo troverete mai più da nessuna parte. Il Pinto di Manna invece mantiene in vita il libro per sempre potenzialmente. Se una casa editrice tradizionale riceve, non so. 376 ordini potenziali nel corso dell'anno, ma la tiratura minima che deve fare è di 2000 copie per avere dei costi sensati, non andrà mai a coprire quelle 370 copie, sono 370 vendite perse, sia per l'autore sia per la casa editrice. E invece il print on demand permette questa flessibilità. Io poi ho esteso un po' il discorso del print on demand perché oltre ad appoggiarmi ad Amazon, dove ovviamente l'ebook è in esclusiva e il print on demand è presente, eh, ho fatto anche un accordo con Street Lib e quindi in realtà io sono presente anche e Indomitus è presente nelle librerie. Quindi StreetLib ha degli accordi con Facebook, con libri diffusi, con n altri grossisti, eh, e quindi qualsiasi libreria può andare a ordinarsi uno dei libri pubblicati da Indomitus Publishing e nel giro di. Cinque. Ecco, Forse l'unico trade-off negativo è che il libro non è lì al momento, ci vuole magari 5 giorni, 10 giorni al massimo prima che arrivi, però se uno è un fan di, di un autore penso che <ride> possa resistere questi, questi giorni. Eh. Senti, come editore che autori cerchi eh, anche in riferimento agli autori stranieri che eh, Indomitus traduce? Quali sono le storie che vorresti pubblicare domani? Ma allora, eh, come dicevo prima, Indomitus è mainstream, quindi è mainstream perché Kindle come piattaforma e come mercato è abbastanza mainstream, cioè il grosso delle vendite avviene appunto su giallo thriller o su romance, poi chiaramente con casi particolari eh, e cose un po' più specifiche che possono funzionare. Eh, quindi, ahimè, la cosa che mi sono portato dietro dall'esperienza in Amazon è che quando si decide di pubblicare qualcosa si fanno prima due conti, si prendono libri comparabili degli autori che si vogliono andare a pubblicare, si, guardano quanto, si guarda il limite possibile quanto hanno venduto, si fa una stima, un forecast per capire quante copie si possono andare a vendere e solo in quel momento lì, se passa il threshold del, delle entrate barra uscite, dei costi barra guadagni, allora si decide di pubblicare. Quindi, lato mio, uno delle discriminanti è che un autore che pubblica con Indomitus deve avere già in qualche modo una fan base abbastanza solida su, su Amazon, che possa garantire un qualcosa che vada nell'intorno delle 3-4.000 copie vendute nel primo anno di vita del libro in formato ebook. In formato ebook a un prezzo che sia almeno di 4,99 euro. 4,99 perché secondo me, ma secondo anche i dati che si erano visti in Amazon Publishing, ma anche i dati adesso iniziali di Indomitus, il prezzo dell'ebook deve essere un prezzo sensato. Cioè io purtroppo vedo libri pubblicati in formato ebook che costano, non dico tanto quanto Cartaceo, ma poco ci manca. Secondo me il, il lettore medio che compra ebook si aspetta che un libro costi almeno la metà, o giù di lì, rispetto al formato cartaceo, perché comunque. Non avrebbe senso, non ci sono tutta una serie di costi eh, associati, eh, è, un, è anche una fruizione di lettura molto più veloce rispetto a quella del libro cartaceo, perché anche proprio il tipo di pubblico Kindle, e lo raccontava bene Andrea prima sul lato romance, è un pubblico che cioè, vorrebbe leggere un libro ogni giorno nuovo, e quindi gli autori self, spesso e volentieri, se hanno la capacità di, di poter pubblicare ogni tre mesi un libro, e spesso accade nel romance, lo fanno, lo fanno perché... Il pubblico lo richiede perché non perdono vendite nel, nel frattempo, tra un libro, anzi aumentano, aumenta il brand dell'autore, aumenta la visibilità, vengono trascinati uno con l'altro, se è una serie la serialità aiuta tantissimo perché magari uno entra nel libro 3 della serie e poi dopo va a leggersi gli altri libri. E quindi insomma questo è un po' il tipo di libri che, italiani soprattutto che eh, io prendo in, in considerazione, è una discriminante che mi rendo conto essere abbastanza tranchant in qualche modo. Però Indomitus in questo momento non potrebbe tra permettersi di pubblicare un esordiente, perché l'esordiente ha dei costi certi, ma dei risultati che chi lo sa, magari poi sono occasioni perse perché vanno benissimo. Però il mio consiglio è che esordisce sempre di esordisci in self, così hai un feedback su anche quello che stai scrivendo da parte dei lettori. E vedi un po' quello che fai, poi ne pubblichi uno, due, li pubblichi inizialmente a basso prezzo, piano piano alzi, vedi come va, e quindi ti costruisci comunque un brand autore che può diventare interessante non solo per una realtà tra virgolette ibrida come può essere Indomitus, ma anche per una realtà magari più grande, o magari vivi perennemente in self, perché chiaramente ti becchi il 70% di royalties e nessuna casa editrice <ride> ti potrà mai dare quelle royalties. Per quanto riguarda le traduzioni, invece, eh, anche qua, eh, io in questo momento ho portato avanti le serie che avevano funzionato bene in Amazon Publishing, quindi autrici come Melinda Lee, Kendra Elliott, oppure autori come Robert Dugoni, che uscirà a dicembre con il suo nono libro della, della serie di Tracy Crosswhite. Sono dei classici thrilleroni che hanno appeal per il pubblico italiano. Ecco, per la mia esperienza, pur avendo tradotto ai tempi di Amazon Publishing molto romance, secondo me il romance tradotto, soprattutto americano, non sempre ha la qualità che invece ha il romance fatto dalle autrici italiane, che è molto alto. E quindi è sempre un po' un punto di domanda. Poi le traduzioni chiaramente si portano dietro dei costi molto più alti che sono i costi di traduzione, e quindi bisogna essere attenti il doppio nelle scelte che si fanno. Senti, invece. L'intelligenza artificiale, hai già provato a farle scrivere un romanzo? <ride> Oppure quali, cioè, che strumenti può offrire a un editore l'intelligenza artificiale? Io ho chiesto già a ChatGPT se gli faceva un business plan da un milione di euro nel primo anno, ma per adesso <ride> non ho avuto film. Cioè, non ci siamo. Ho fatto <ride> non <ride> allora, serve, serve, allora io la uso tantissimo, la uso tantissimo Mid-Journey. Perché, eh, come funziona di solito il processo, soprattutto per la creazione delle cover? Eh, io faccio un creative brief, di comune accordo con l'autore, in cui inseriamo vabbè, un po' diciamo qualche strato, un po' il tono del libro, eh, quali sono gli aspetti visivi che ricorrono magari all'interno della storia, e poi quello che solitamente si fa è ti apri Shutterstock o ti apri Getty. E prendi allora sei un romance. Allora la tizia è bionda, di vent'anni, insieme al tizio muscoloso che però ha un tatuaggio di un toro qua e comincia a guardare su chat: tutte le cose che immaginabili. Non troverai mai quella che cercherai. Poi io sono uno che, del limite del possibile, Riccardo lo sa che sono un po' uno scassaballe su questa cosa. Più attinente possibile al libro, no? Poi ci sono. Editori che pubblicano copertine che non c'entrano nulla con quella che poi è poi la trama. Io se posso pubblicarla che bene o male c'entra qualcosa, cerco di essere coerente. E quindi c'è un po' questa difficoltà del recuperare le varie immagini che non ti daranno mai poi il puzzle che tu hai in mente come, come risultato finale. Poi chiaramente la bravura di Pepe Nini o delle altre agenzie grafiche è che loro lo mettono insieme e ti tirano fuori una cover di tutto rispetto che bene o male va nel, nella direzione che vuoi. Mid-Journey è stato un cambio radicale, perché con un prompt ti tira fuori praticamente già la copertina come la vuoi <ride> e quindi tempi ridottissimi, idea molto più chiara, poi non è detto che lo studio grafico utilizzi anche lui Mid-Journey, potrebbe benissimo poi ricomporre il tutto per altre vie, però caspita, ha di fronte quello che tu hai in mente. Ci sono molti meno passaggi, molte meno proposte che poi magari vanno perse perché no, non c'entrano niente con quello che avevo in mente, guarda me l'aspettavo più cartonosa, invece tu me l'hai fatta più lifestyle, e invece con i giorni funziona così. Sulla parte testuale chat GPT o chi per lui o lei, non so come si definisca, eh, o essi, eh, è più, non so, secondo me non scriverà mai un libro, o quantomeno, non scriverà mai un libro che si differenzi in maniera particolare da qualcosa che è già stato scritto. Perché comunque si basa su cose già scritte. Non è che possa avere un guizzo particolare di ad oggi, e eh. poi eh, sappiamo che Skynet è sempre dietro l'angolo, quindi <ride> non si può dire cosa succeda. Però ad oggi, secondo me, è molto più utile in fase di pianificazione. Se tu hai già una trama e vuoi farti fare una scaletta del libro oppure una suddivisione in capitoli, e magari metti tre righe di cosa succede in ciascun capitolo, allora è molto utile, un po' come planner, diciamo. Oppure è molto utile in ambito marketario. Cioè, tu vuoi fare, hai fatto tu la tua sinossi, che magari spiega benissimo la trama del libro, però gli chiedi a GPT, ok, senti adesso, io l'ho scritta così, tu. Mettemela giù in modo che posso vendere 10.000 copie e non 10 perché <ride> non è appealing, è appealing come quell'asta là in fondo, no? E quindi lì ti può dare una mano. È molto ancora più utile se non è di, un po' al di fuori del mondo editoriale libro per tutto ciò che è SEO, SEO oriented. Quindi nei siti web se volete dei contenuti che, so, che indicizzino al meglio... Secondo me ChatGPT ha già in qualche modo sostituito la figura del SEO manager perché lo fa molto bene. Aggiungo una cri criticità secondo me che di cui nessuno si accorge, ma tutte queste intelligenze artificiali imparano perché vanno a pasturare in giro per la rete. Voi vorreste che i vostri lavori... Finissero tra tutto quel cibo che loro si mangiano, adesso non ricordo quale, ma già una mette a disposizione la possibilità di essere esclusi dalla possibilità di essere ricercati e poi inclusi nell'algoritmo che va a generare cose, perché comunque insomma, vivono sulle spalle di altri e in qualche modo, in un mondo perfetto, dovrebbero pagare, monetizzare o dar qualcosa a, insomma, a chi i contenuti quali veri li ha, li ha prodotti. Quindi c'è un po' questa tematica di fondo, che secondo me prima o poi salterà fuori. Prima o poi verrà fuori. Daniele Marotta, fondatore della Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena, direttore artistico di Comics for Kids, il Festival del Fumetto per Ragazzi, ha fondato due realtà molto interessanti che sono nate dall'esperienza della scuola di fumetto. Prima è il collettivo Banda Gialla, è un collettivo di autori indipendenti, quindi sei riuscito a, a realizzare una dinamica collettiva in un mondo già percepito come molto individualista, come quello degli autori indipendenti, quindi è possibile farlo. Vorrei ci raccontassi un po' questa esperienza e come eh, questa esperienza è collegata poi a quella della scuola. Sì, allora, grazie, salve a tutti intanto. Eh... Io lavoro un po' dall'altra parte di tutto questo discorso che è stato fatto finora, perché velocissimamente da autore, eh, dopo le prime esperienze editoriali importanti, ho sperimentato sulla mia pelle alcune problematiche su cui non ero stato formato ai tempi degli studi scolastici di fumetto editoria, e quindi eh, in relazione ai costi, in relazione alle vendite, in relazione a tutto quello che è il mondo editoriale, e, e quindi. Diciamo nella mia mente sognavo ingenuamente un editore che facesse sul libro lo stesso lavoro che faceva un autore, come quantità di tempo impiegato, di cura, no? e ho scoperto ovviamente la, la, la cruda realtà che questo non è possibile ma non, e non succede. In molti casi, però, neanche cioè, l'editore è un valore aggiunto, in molti casi, no però finché era l'unica strada per passare di lì, era obbligatorio, no? A meno che tu non volevi fare una fanzine spillata alle fiere. Piano piano però questa cosa è, ha cominciato, voi lo sapete meglio di me, a, a rompersi, a cambiare. Per cui ho aperto la scuola di fumetto nel 2013, proprio aggiungendo, volendo aggiungere a tutta la parte artistica che insegnano tutte le scuole, anche la parte di marketing, la parte di. cioè, la prima lezione dico ai miei studenti: il vostro graphic novel venderà 300 copie, se va bene, il vostro esordio. Quindi iniziamo a ragionare di questo: di queste 300 copie voi prenderete 2 euro a copia, e quindi voi per il vostro primo graphic novel prenderete 600 euro. Buongiorno, benvenuti, accomodati. No, però, ecco, per capire perché chiaramente. Credo che, eh, è un, è, che sia una priorità iniziare subito ad assimilare questi due questi concetti insieme a quello che è l'arte della scrittura, della, della, del disegno, della sceneggiatura. Perché è chiaro che tu implica anche che tipo di libro puoi pensare, che tipo di libro ti immagini e, e, e puoi sostenere con queste tirature, con questi costi, con questi. Cioè, è un po' la parte artigianale che non va solo per la pennellata, deve andare anche su questo. no? Cioè, come si faccio il frutti vendero, non, non ordino 70.000 arance se io le arance le, ne vendo tre. No? E quindi io non immagino il libro della vita, il mio tomo da 6.000 pagine sulla storia della mia nonna, eh, che ne so, nelle risaie, eh, se io non penso che mi ci vuole 4 anni di vita e venderò 300 copie o 200 copie. Allora, in questo senso, è anche il fatto che magari il libro della vita lo faccio quando ho costruito una fan base, cosa che la maggior parte degli esordienti, degli autori, degli studenti d'arte o di scrittura non hanno idea di cosa sia. Tutti hanno Instagram, ma non hanno idea di cosa sia una fan base. Per cui, il nostro progetto didattico parte con questa cosa qui. Cioè, dare anche questi strumenti qui. E quindi, eh, siccome... Molti hanno dei progetti che non, è vero che Già GPT non scriverà mai un libro originale, però mi chiedo quanti editori lo vorrebbero, nel senso che vige anche la regola che deve essere simile a un po' diverso da, da quello che piace a tutti, no? quel poco che basta per essere una novità, ma per il resto deve essere uguale ai grandi successi. Perché nel cinema ci sono i sequel, i, i reboot, i remake? Perché quello è tutto pubblico già, già preso. Se io faccio appunto, ora esce eh, la Disney, fa eh, Beetlejuice 2, non è che penso che Tim Burton si rivoltasse nel letto perché, oddio, devo fare Beetlejuice 2, vent'anni dopo. Semplicemente perché quello è un pubblico di 20 milioni di persone già preso. Barbie ha salvato Hollywood dallo streaming proprio perché Barbie era un progetto già venduto, nel senso già sai che riempie i cinema di tutto il mondo con Barbie. È un ce l'abbiamo. In parte tutti in casa, no? Allora, quindi, in questo senso, molti autori, specialmente che vengono nella scuola, anche con progetti interessanti, sono indi invece, e cioè persone che hanno dei progetti totalmente difformi da questa roba qua. Totalmente difformi da quello che va, e quindi di natura impossibilitati a esordire con una casa editrice. Nel senso che. Una casa editrice difficilmente valuta un progetto per la bontà del progetto. Nessun giornalista, nessun giornale manderà mai un giornalista a casa vostra a intervistarvi perché avete fatto un bel libro. Ma solo se il vostro libro è una notizia. E perché il vostro libro deve essere una notizia? Perché parla di temi caldissimi, perché avete vissuto a Gaza fino a sei mesi fa perché avete venduto 100.000 copie, eccetera, eccetera, eccetera. Non perché il libro in sé non frega a nessuno dal punto di vista mediatico del libro in sé. Allora, molti autori invece avevano dei progetti interessanti in sé e quindi per esordire e fare un percorso in sordina, un po', diciamo, farsi un po' le ossa su progetti in cui credevano, progetti interessanti, eccetera, abbiamo fatto, attuato nella scuola di fumetto di Siena appunto questa, ehm, so, questa sorta di bottega rinascimentale in cui ci aiutiamo tra tutti a fare dei progetti che poi copiando quello che già sta succedendo nel fumetto da una decina d'anni di nascita di autori e gruppi collettivi indipendenti eh, con degli, che fanno degli esperimenti interessantissimi. Ci sono Dele, collettivo Delebile, band, eh, Mamma Aiuto, eh, ci sono attaccapanni Press, un sacco di realtà molto interessanti che vi consiglio di seguire, che sono nelle, indie, nelle aree self, nelle self-area di tutti i festival di fumetto e che in realtà hanno fatto un, un ragionamento molto semplice. Se io devo uscire con un, un grande editore non mi pubblica perché non assomiglia a nessuno. Un piccolo editore se mi pubblica e mi chiede a me di fare, fare copertura social, mi paga pochissimo, mi fa fare il libro che vuole lui, ma mi chiede a me di venire alla fiera, di fare social, di fare tutto. Allora mi fa il libro da me, con l'arrivo la, di siti tipo ehm, Prezzup, Forgraph tutte le altre realtà che ti mandano a casa il libro, Tutti gli mandi il PDF ti mandano a casa il libro fatto a 3-4 euro. È chiaro che gruppi di autori hanno cominciato a farsi editing tra loro, che da qui nasce l'esigenza del collettivo, del gruppo. Cioè siamo persone 5, 6, 7 che sono uscite dalla scuola d'arte, che sanno di cosa si parla, già magari fanno i so, font per un'azienda, fanno i titoli per un'altra azienda, i colori per un'altra azienda, mettono insieme queste competenze e alla fiera vanno col loro titolo sperimentando anche delle cose interessanti per esempio Mamma Aiuto fanno una cosa figa, cioè il mio libro se l'editore in media stampa mille copie io prendo il 40% io ne stampo 400 e prendo il 100% è la stessa, alla fine della fiera venduto tutto, ho gli stessi soldi che se fosse uscito con l'editore nazionale e quindi in questo senso ehm, e, e basta, Finiti, finite le 400 copie, poi il libro o lo ristampano loro oppure se ha avuto un successo particolare, l'editore a quel punto si fa avanti. È stato il caso di un progetto super interessante di un'autrice bambaiuto, che si chiama Pregnancy Comic Journal. Questa è un'autrice che ha fatto una, un diario della sua gravidanza dal giorno 1 all'ultimo. Eh, che se l'avesse fatto un'autrice coreana o giapponese sarebbe diventato un best seller mondiale in realtà invece <ride> non se l'è affilato nessuno ma con Sara Menetti si chiama, bravissima e la Menetti ha fatto questo progetto è andato bene come progetto mamma aiuto e poi l'ha preso Feltrinelli Comics, Tito Faraci, e l'ha pubblicato come libro Feltrinelli Comics dopo che il collettivo ha esaurito le sue 400 copie. Tra l'altro loro pubblicano, come facciamo noi con Banda Gialla, tutto online, completo, gratuito, perché nel, grazie a queste esperienze si è scoperto che il lettore di fumetti in cui ancora c'è un gap tra il cartaceo, e il digitale, cioè non è la stessa esperienza visiva che hai tra digitale e cartaceo, perché la, la tavola se la grande non vedi dettagli nel digitale, se zoomi non vedi la tavola, invece con la carta vedi tutto sempre, per cui insomma sa, sa di fatto che grazie a questi esperimenti si è scoperto che il lettore che legge il libro online a puntate gratuitamente completo, come se fosse una Netflix del fumetto, poi va alla fiera e si compra il cartaceo e quindi il libro della Minetti, come tanti altri progetti, Banda Gialla Nostri progetti, altri progetti hanno avuto la prima vita in appuntate sul sito completo la seconda vita come autoproduzione nella self fire di Lucca Comics a vende 400 copie e poi la terza vita in libreria con Feltrinelli Comics che non si sa quanto vende perché quello è un altro mistero gaudioso che un autore non può sapere quanto vende il suo libro detto questo ehm, però Ecco, quindi questa è una, una stessa entità artistica che vive tre vite e si scopre in questo modo eh, cose che magari grandi aziende non fanno ricerca in questo senso, si fa in questo modo sul campo, eh, il pubblico che va alle fiere non è quello che va da Feltrinelli. E ah. quindi, ecco, quindi noi facciamo questo, Banda Gialla appunto è un gruppo, noi facciamo una cosa ancora più triplo salto mortale perché vogliamo fare questa cosa con gli studenti della scuola di fumetto, per cui con l'idea che affrontiamo le persone dal banco di scuola al banco della fiera eh, in un tot di tempo dato, per cui lo facciamo con dei principianti in qualche modo, quindi facendoci carico poi di tutto il lavoro che dicevano loro editing, impaginazione, grafica, eccetera. Parlando di fiere, eh, visto che poi tra l'altro sei anche il direttore artistico del Siena Comic for Kids, nel mondo del fumetto eh, mi sembra di percepire un confine meno netto tra il mondo delle... Produzioni tradizionali e il mondo delle autoproduzioni. Forse perché comunque il fumetto ha una base molto artigianale, cioè legata proprio al, al, alla carta, al, al colore. O... Allora, per, allora, perché intanto nel fumetto i grandi numeri sono. Sono stati cominciati a fare. non so se non, no, non torna in italiano, ma insomma, <ride> i grandi numeri li ha fatti prima GP. GPT, esatto, GPT. ormai mi ha ricogliato. Eh, ci sono i primi, i primi grandi numeri di Graphic 9 li ha fatti GP vent'anni fa, li ha fatti Zero Calcare dieci anni fa. Per cui per il resto il mondo del romanzo grafico è un mondo di piccoli numeri, mille copie in media, ma anche nel mondo di media, dall'America all'Italia, alla Francia il romanzo grafico d'autore alla GP vende mille copie di media, per cui in questo senso eh, è più, vogliamo tutti più basso, anche l'editore, per cui quando poi viene fatto il progetto autoprodotto non è così distante, e poi c'è anche il problema che il disegno filtra, tu non puoi avere i pazzoide che c'è su Kindle, che scrive bla 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 e lo pubblica 30.000 volte, perché il disegno ti obbliga che ha una cosa che tu la sfogli e lo capisci subito se quello che l'ha fatto è un lunatico o no. E quindi in questo senso i progetti autoprodotti comunque sono progetti, male che va, insulsi, però di base sono dei progetti strutturati, per cui il mondo dell'autoproduzione su, suscita meno il sospetto del, della, della, del, del mondo editoriale, mentre per molto tempo il mondo editoriale nella narrativa, narrativa vede nel Kindle Ret... In nell'autoproduzione in generale ve... ha visto diciamo, un rifugio peccatorum di tutti gli storpi che... mandati via dalle case editrici sono andati a finire a fare auto... autopubblicazione in realtà non è così però cioè, il pregiudizio noi non ce l'abbiamo in questo senso e infatti molti editori deboli, di poche vendite guardano l'autoproduzione come una sorta di palestra di dire il di discorso che dicevi prima cioè vediamo cosa fai in autoproduzione e poi in caso ti chiamiamo. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale, l'ultima domanda eh, te la faccio ovviamente su questo argomento perché sei il primo autore di fumetti, quindi sei un fumettista, il primo che ha realizzato un fumetto utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale. Hai pubblicato l'Ombra, tra l'altro mi sembra in italiano, mi sembra in, in tedesco e in francese. francese e boh. in inglese. In in, eh, italiano, in inglese, francese. inglese ehm, e francese. Inglese e francese. L'ombra è interamente disegnato da mid Journey, quindi sì. hai fatto diciamo, un uso artistico dell'intelligenza artificiale. Sì, allora è stato un progetto pionieristico perché eh, appunto sempre con questo clima di, di bottega che dicevo, nel 2022 scopro esce la versione beta di mid Journey, e quindi come utilizzabile, ma io tipo fino a un mese prima non sapevo nemmeno che era. Quando ho visto questa cosa... La, poi, poi è diventato uno scandalo questo. In realtà, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è ci faccio un libro. Perché avere una, una, una cosa che tu dici, che è quello che crea l'immagine, per uno che fa romanzi grafici, per me era come avere la lampada di Aladino: cioè, trovi una moto per strada, sei un pilota, la prima cosa che dici, ci salgo su e la tiro al massimo e vedo come va. Ma mi sembra una cosa normale. Però non è così. Sta di fatto, vabbè. Che comunque noi da subito, da luglio, giugno 2022, abbiamo cominciato su un progetto che avevamo già in cantiere, che era il romanzo grafico dall'ombra di Hans Christian Andersen, che è un racconto di Andersen fantastico, che poi alla fine è diventato profetico, perché in realtà l'ombra è un racconto che parla del doppio, cioè il personaggio che è un poeta, crea un doppio oscuro che poi vuole farlo fuori e prendere il suo posto e quindi è diventato proprio emblematico dell'intelligenza artificiale. E ci abbiamo lavorato fino a, a dicembre 2022, quindi sei mesi, perché avevamo anche la versione, la, ancora la versione 2 di Mid Journey, che poi è diventata la versione 3, e, e faceva delle cose orribili, otto dita, testa girata, con capelli da tutte le parti, impossibile. Poi, e quindi ci abbiamo litigato per molti mesi, facendo anche molt molta post-produzione dopo. Per, considerate che circa per fare una vignetta c'era... Cioè, voluta in media 50 tentativi, cioè 50 output per poi arrivare alla vignetta giusta o perché veniva fuori o perché noi poi proprio tagliavamo e incollavamo i pezzi delle altre 50 fino ad avere la vignetta giusta. E questo ha portato, però ha, ha fatto una campagna crowdfunding che è andata abbastanza bene, per quanto fossimo molto precoci rispetto a tutto l'hype dell'intelligenza artificiale, a metà del nostro lavoro è scoppiata la bolla e tutta la, la, la polemica gigante che di cui hai accennato prima, il fatto che questi software sono sviluppati prendendo dalla rete immagini di autori anche protetti da copyright, però di fatto diciamo che un'immagine influenza per un milionesimo o un cinquecentomillesimo sul risultato a meno che tu non gli chiedi fammi la cosa che sembra quello. Per esempio su Mi Giorni non si può scrivere bambina afghana o Steve McCurry. Perché Steve McCarry ha imposto a quelli dei miei giorni di essere così come non puoi scrivere cose pornografiche o violente, non puoi scrivere Hitler, per cui in questo senso in realtà, a meno che uno non lo faccia apposta, l'immagine da presa originale è come influenza per circa 250 .000, 500 millesimo di risultato e quindi è irriconoscibile. Vabbè, ma lì si apre tutta un'altra questione. Però abbiamo fatto questo progetto che è stato sicuramente molto significativo e Credo oggi che, e noi usiamo oggi in studio MidGiorni, specialmente non per fare progetti finali perché ancora è un massacro di lavoro, ma perché il problema per il Graphic Novel è riuscire a fare una, una storia coerente con i personaggi che si somigliano, una gestualità, perché siccome lui lavora in termini statistici e quindi cerca di pescare nella sua memoria la cosa che più si assomiglia a quello che noi gli chiediamo, per giorni fare una cosa tipo tizio si sveglia di soprassalto di notte. È impossibile perché non ha nell'archivio, nella sua memoria, abbastanza immagini di quella cosa specifica. Ma ha, ah, che ne so, mela, spa, mela nello spazio sì. Per cui, in questo senso, più gli chiediamo cose meno probabili e però normali in un romanzo grafico, e più per lui è impossibile. E quindi devi insomma ricorrere in altro modo. Però la usiamo tantissimo nella. Preproduzione per le reference, il discorso che dicevi prima, cioè se io devo cercare un cavallo di notte nel bosco con la luce particolare, eccetera, me la fa in tre secondi, fa quattro versioni e io, da disegnatore, copio un pezzo di là, un pezzo di là, anziché passare ore su Google a cercare le foto e poi alla fine molto spesso capitava che nei fumetti si vedevano le stesse reference, perché erano le stesse cose che erano nelle prime due pagine di Google Immagini, no? E quindi trovavi le stesse lupi, le stesse... Invece così tu hai un'immagine totalmente nuova, originale, fatta dal frullato di 100.000 immagini, ed è quella cosa tua che puoi usarla anche cambiando... Cioè io penso che in futuro noi faremo delle immagini che poi puoi cambiare la luce, puoi cambiare... Cioè come un'immagine prodotta sostituirà la fotografia, sostituirà un sacco di cose perché tu potrai poi interagire dicendo cambiami la luce cambiami la posizione, mettici un'altra persona e questo sarà più o meno il futuro anche se poi insomma lì bisognerebbe aprire un capitolo a parte, a parte. Eh, Scusa Riccardo oh. ma aggiungo una cosa cioè avete ascoltato cosa ha detto, che fa cioè secondo me la gente ha in mente l'intelligenza artificiale che tu ed esce il risultato magari scomperanno Compariano delle professioni sostituite dall'intelligenza artificiale, ma sicuramente ne creeranno di nuove, di posizioni, perché saperla usare, saperla usare bene, fate una prova come i giorni, scrivete dei prompt di quello che avete in mente e poi vedete cosa esce e quante volte dovete rifarli per arrivare alla cosa che avete in mente. Ok, abbiamo tempo per una domanda dal pubblico se c'è. Ci sono tante? Abbiamo tempo? Che mi dite? Una domanda? Sì, c'è cioè, lui che sta al microfono. Sì, arriva il microfono. Buonasera, mi chiamo Eliana. E, mm, io volevo fare una domanda al responsabile eh, di KDP. Eh, ha detto prima che. Eh, L'Italia è indietro rispetto ad altri paesi per i self-publisher, hanno meno successo rispetto ad altri paesi. E contrariamente a quello che eh, ci ha detto adesso l'illustratore, il, eh, c'è ancora molto pregiudizio rispetto agli autori self-publisher. Cosa possiamo fare? Perché il problema, è, ho l'impressione, quindi volevo sapere da lei se... Eh, eh, è così, ehm, che eh, in Italia non ci sia soltanto un uh, pregiudizio, appunto sono quelli che nessuna casa editrice vuole, invece spesso è una scelta, ma proprio che non si voglia leggere l'ebook, cioè io riscontro molte persone, trovo molte persone che dicono non voglio comprare il libro su Amazon, non voglio il libro ebook, allora, c'è qualcosa che, si sta, che sta pensando Amazon per... Ma, allora, sono due discorsi... Eh, eh, <ride> per dare un aiuto ai, agli autori self-publisher. Diciamo separati, no? Allora, da un lato sull'autopubblicazione in generale, eh, sì, è vero, è una cosa che un po' si nota ancora, che sta migliorando. Eh, ovviamente no, il... il il panorama dei libri autopubblicati su Amazon, anche solo in Italia, è immenso. Ci sono tantissimi... Oh, col fatto che chiunque in dieci minuti può pubblicare qualcosa, lui diceva, solo, ci sono anche gli eh, squilibrati che pubblicano... C'è di tutto. Eh, eh, ovviamente eh, ci sono libri che sono obiettivamente difficili da leggere, così come ci sono anche degli ottimi lavori. Eh, quindi il pregiudizio, diciamo... Non è giustificato in questo senso, nel senso che è giusto prenderlo con, eh, no, con un po' di, di, di raziocinio, sapere che hai la possibilità di trovare. Kindle Unlimited, adesso mi, mi collego, no? che è il nostro diciamo, è un prodotto di um, All You Can Read, fondamentalmente si paga X al mese, si può leggere tutto quello che si vuole ed è estremamente sfruttato da autori self per questo motivo, perché i lettori forti, che poi sono quelli che utilizzano Kindle Unlimited e che si iscrivono a Kindle Unlimited, hanno la possibilità di sperimentare cioè a costo zero loro pagano l'abbonamento no? e quindi poi a costo zero possono provare libri nuovi, autori nuovi che non hanno mai sentito e, ehm, e verificare che se sia un contenuto che gli può piacere, se no le tre pagine e lo mettono via no? quindi questa è una delle cose che possiamo fare per cercare di rompere un pochino la barriera, poi il successo che uno può avere su Kindle Limited si eh, tra traduce in eh, best seller rank che aumenta e quindi di eh, di vendite anche alla carte, come diciamo, no? normali ehm, incrementate. Eh, per quanto riguarda il, quindi insomma, pregiudizio è più una no? sapere che cosa dove orientarsi, poi alla fine. È il, no, la cosa bella è, è un po' la democratizzazione del, del tutto, no? perché alla fine è il lettore che decide, non c'è più un filtro di qualcuno che dice questo è bello, questo non è bello. Noi mettiamo tutto a disposizione dei lettori e poi il libro, che da un lato è scritto meglio, dall'altro magari si promuove meglio, ha utilizzato, ha fatto una migliore cover. E riesce ad avere più riscontro, crescono le review, crescono le vendite, quindi abbiamo dei riscontri dei clienti che poi portano il libro a scalare le classifiche. Quindi da questo senso per quanto riguarda invece la lettura digitale, che diceva, ehm, qui è un discorso forse un po' più culturale. In realtà si pensava quando era arrivato il Kindle, è stato lanciato nel 2007, ancora negli Stati Uniti, eh, che avrebbe eliminato il libro Cartaceo. In realtà la gente piace ancora leggere. Eh, il libro cartaceo anche a me piace, io ho sempre Kindle con me, però comunque eh, mi piace anche a volte se c'è un libro prendere la versione cartacea, io credo che questo continueranno a coesistere eh, fino a... Quindi eh, se c'è un pregiudizio sulla versione digitale, quello non so. Un pregiudizio nei confronti di Amazon. Questo ci può essere, ci può essere qualcuno che. che... Ma no, 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 Beh, no, e. Quanto meno esiste per i lettori Amazon, che sono, <ride> sono sufficienti. In alcuni casi sono sufficienti. Beh, milioni di clienti che. Grazie. Una domanda, forse un po' ingenua, per Davide Radice. Eh, prima hai detto che. Ehm, non pubblicando esordienti pubblichi eh, persone che hanno una fan base diciamo già su Amazon di un 4.000 persone eh, per uh, un prodotto Kindle da circa 5 euro ad esempio come fascia di prezzo ma a quel punto qual è l'elemento differenziante per cui è un autore che già eh, fondamentalmente guadagna un 15.000 euro all'anno tenendo conto del 70% hai detto che sono le royalties no? Uh, da dire sì. Ok uh, vieni con me invece esatto. che stare sono... uh, qual è tu mh, a quel punto puoi sviluppare ulteriormente o, mh... allora le cose sono principalmente due. Allora, da una parte non Grazie. tutti gli autori self sono attrezzati, diciamo, per potersi produrre un libro di una qualità paragonabile a quella pubblicata da un editore, perché comunque è uno sforzo e anche una passione personale, magari a uno piace, gli piace scrivere la storia, ma poi tutta la parte di editing o l'investimento che vuole fare in un professionista di editing o in uno che gli fa una cover fatta eh, in un certo modo, o magari dopo gestire la presenza sui social, la pubblicità tramite Amazon eh, Sponsored Product piuttosto che su Meta e quant'altro, magari non la fa. E questa è una cosa invece che la casa editrice che Indomitus fa, Indomitus fornisce da un lato sia un livello professionale per quello che riguarda la produzione vera e propria del libro. Quindi, appoggiandosi, come dicevo prima, a Grandi Associati per la parte di editing e a Pepinini per la parte delle cover. E dall'altro lato, una volta che il libro viene lanciato, viene supportato a livello di marketing, quindi con iniziative che sono appunto pubblicità diretta su Amazon, che a mio avviso è il canale principale su cui battere quando si lancia un libro perché i clienti sono già lì, stanno già visitando Amazon, magari perenne e altre cose a calappiarli con gli sponsor prodotti o con qualsiasi tipo di altra pubblicità su Amazon è la cosa più intelligente, tra virgolette. Più altri tipi di attività che possono essere appunto attività sui social, pubblicità su Meta o influencer marketing, che è l'altro grande tematica e canale in cui... Esatto, di vendite che si possono fare con quello. Poi ovviamente non è detto che tutti gli autori self siano in grado di entrare nel ciclo delle promozioni di Amazon tipo l'offerta del mese di Amazon, l'offerta del giorno, prime reading e quant'altro. Chiaramente una casa editrice strutturata come può essere Indomitus, che ha un certo tipo di rapporto anche poi con, eh, con Amazon e con il mondo editoriale, apre anche questa possibilità. Perché parliamoci chiaro, in, in libreria diciamo che l'uscita di un libro equivale ai 100 metri. Se tu nello in, sprint iniziale non riesci a vendere, ci sono talmente tante uscite e talmente tanti altri libri che nel giorno di una settimana tu scomparirai dagli scaffali e nessuno ti vedrà più. Su Amazon, e col formato ebook, parliamo di una maratona invece, perché il libro è sempre presente ciclicamente, lo puoi mettere in promozione perché comunque non esaurisci le tirature. Un giorno magari l'hai lanciato a 6,99, poi ti rendi conto che ho cannato, non li reggi, ma lo abbasso a 4,99. Però guarda, nel mese di dicembre ci sarà l'offerta Kindle e mi hanno chiesto che siccome l'autore va molto bene di poter essere incluso, volentieri lo mettiamo a 1,99, vende una quintalata di copie, che a sua volta aumenta il ranking nelle classifiche, che poi quando finisce la promo però tu sei nato nelle classifiche, quindi gli algoritmi automatici di Amazon ti propongono agli altri lettori e quindi si gira tutta una serie di eh, attività a cascata che però in qualche modo sono foraggiate dalla casa editrice Indomitus, in questo caso comunque tutte le case editrici che poi decidono di, di, di investirci. L'ultima forse differenziazione rispetto a una casa editrice tradizionale che io posso avere è che mediamente pago delle royalties più alte, perché case editrici tradizionali, insomma, diciamo cartaceo sul 10%, digitale sul 20%, Indomitus paga il 30% su tutto, sul fatturato che ricava, eh, e poi io pago mensilmente, cosa che invece una casa editrice tradizionale di solito fa annualmente, quindi in realtà io pago l'anticipo agli autori, però in una casa editrice tradizionale ti viene pagato l'anticipo e poi i primi soldi li vedrai, se va bene, dopo 12 mesi, di solito dopo 18 mesi diciamo. Invece con me, nel momento in cui si esce, ci sono i due mesi classici di disassamento e pagamento di KDP eh, che fa, però ciò che viene venduto a ottobre viene pagato a dicembre, nel momento in cui indomito si incassa, gira poi le royalties all'autore. Questi sono un po' i plus che io vedo in Indomitus. Posso? No, io, Giuseppe. Volevo fare una domanda ad Andrea Pasino. Ehm, caricando un libro su KDP ho notato che a un certo punto c'è una domanda. Questo libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale oppure ti sei servito in parte dell'intelligenza artificiale? Quindi la domanda è, eh, Amazon come si pone poi nei confronti di chi dichiara sì, ho scritto questo libro con l'intelligenza artificiale oppure una parte, la cover è stata scritta, cioè ci sarà un catalogo domani diverso? Perché poi vedo che poi non accade nulla a chi scrive sì, l'ho scritto con l'intelligenza artificiale. Volevo capire se poi questa cosa avrà uno sviluppo diverso, nel senso che verrà eh, creato un catalogo a parte dove indicherete che... Questi libri sono stati scritti con l'intelligenza artificiale, a differenza di altri che non sono stati scritti con l'intelligenza artificiale, e in che modo poi Amazon può verificare se effettivamente chi dichiara che non è stato scritto con l'intelligenza artificiale, invece l'ha scritto con l'intelligenza artificiale? Sì, è una, è una cosa relativamente recente. Eh, allora, al momento. Ehm, non c'è un uso particolare che si fa di questo tipo di informazione. È una dichiarazione che, eh, che noi stiamo, stiamo richiedendo agli autori. Non credo che arriveremo di piani particolari eh, al momento, non, sicuramente nel breve, quantomeno, ma secondo me no. Eh, di fare un catalogo separato non, 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 non credo che sarà il caso. Eh, è chiaro che eh, con lo. lo questa ondata, no? questo nuovo trend, ondata di, di rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha preso un po' tutti, eh, così Amazon è da, da, da anni che lavorava sull'intelligenza artificiale, ma lo sviluppo è talmente veloce, quindi anche noi eh, gradualmente eh, stiamo cercando di attrezzarci per seguirlo nel modo più opportuno, però al momento di piani eh, di suddividere il catalogo, di portare determinate conseguenze ai, ai libri, non ce ne sono. Bene, ok, siamo arrivati. Allora, grazie, grazie. grazie a, Andrea, a tutti. Grazie a Davide e Daniele. E lasciamo la parola a Marinella. Yes. Ok, <ride> grazie. sono i miei autori, i miei, autori no, i miei professionisti. Dove sono i? Ciao! Io bene. Oh. Ciao! Allora, tu sei, la, tu sei Chiara, giusto? Qua, qua vicino a me. Mary, Ops, tu sei, eh, no, Mariana lì, ciao, certo. Tempo di respirare. Allora, come ho detto a loro, io la prima domanda. Aspetta, eh. Sta svelando tutti i segreti del mestiere, capito?